E rieccoci qua ragazzi in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati, qua fuori da questo dungeon appena completato. E torniamo su perché ci sta tutta sta zona qua degli alberi che abbiamo comunque skippato l'ultima volta. Quindi diamo subito un'occhiata. Oh no. Aspettate, vediamo se possiamo usare questo incantesimo anche a cavallo. Figata. Sì raga, questo incantesimo proprio è ottimo. Ah, ho finito le ampolle. È vero, mi sei dovuto riposare, sapete? Vediamo un po'. Ok, sembra che il raggio sia veramente enorme per questo incantesimo qua. Vediamo un po'. Ok, un po' troppo lontano, ancora, ancora. Provo a bloccarlo per averlo, diciamo, a distanza molto molto elevata. Perché comunque dobbiamo fare test sul raggio di questo incantesimo. Però sembra essere un raggio veramente enorme. Vediamo un po'. Sì, raga, il raggio è veramente sorprendente. È qualcosa di mostruoso. In teoria infligge pure frenesia, quindi se lo spammiamo il nemico potrebbe finire molto male. Perché la frenesia in teoria, cioè, causa pure un leggero stun, tra virgolette. O perlomeno quando noi subiamo la frenesia c'è stata sempre quell'animazione di noi che prendiamo la testa, cadiamo, moriamo male e tutto il resto. Quindi se anche i nemici subiscono questa animazione, la cosa sarà molto figa. Allora, via 100 pia. E possiamo andare. Ah, è vero, sono rispawnati tutti. Ma chi li ammazza di affarello? 7.49. Te invece? Potenziamo pure. Ok, no, non ci sta nessun tipo di tracking. Se il nemico dodge, dodge. Però è molto veloce. Ok, ok. È bello fare esperimenti. E grazie all'ultimo livello che abbiamo fatto, possiamo spararla 4 volte anziché 3, perché consuma 24 più ogni volta. E prima ci sarebbe mancato giusto uno per spararla un'altra volta. E prendiamo anche il cavallo. Aspetta, ma dietro non ci siamo persi niente, beh? Che sì, ho già ricontrollato 80 volte. Però una volta in più non farà mai male, no? Ci sono... Ah sì, è vero, questi qua droppano. Me l'ho dimenticato. Quindi, tra virgolette, qualcosa ce lo siamo lasciati alle spalle. Però veramente non è niente di importante. Ok, andiamo. Ora si sale, in teoria. Ah, ci sono questi, è vero. Me l'ho dimenticato. Ciao, ragazzi. Ma sbaglio o sono diversi rispetto a prima? Ne lascio in vita giusto uno per sperimentare, però. Ah, no, ok. Oh, bello. Ah, e questo ha pure droppato. Sempre il solito blocco di pietra gravitazionale. Peccato che qua non possiamo lootare niente, che secondo me questo sarebbe stato un punto perfetto per lasciare qualche oggettuccio, questi crateri qua. E comunque ci sta qualcosa di colorato qua al centro, no? Tipo una roccia molto strana. Peccato. Ok, siamo arrivati qua. Sto coso sopra ci torneremo. Ah, ci sta la statua, che sicuramente avrebbe portato a sto dungeon qua, esatto. Me la ricordo. Che noi l'avevamo vista in lontananza, però è una parte che non dovevamo ancora esplorare. Era troppo presto, quindi abbiamo ignorata. Esatto, non possiamo interagire. Però possiamo vederci il panorama. Figata. Però è bello sto gioco. L'erba! Chiave della spada di pietra! Ottimo! Figata. Ok, dobbiamo solamente esplorare sopra questo sto coso mezzo distrutto per vedere se possiamo trovare qualche altro oggetto. E sta parte l'avremo ufficialmente ripulita. Vabbè, qua c'è solo un teschio, ma in cima c'è qualcos'altro? Sembra di no. C'è solo l'uccello che ci dà l'uovo Kinder. Ecco qua, uovo dormiente. Sì, non c'è altro qua, raga. Quella cazzo l'ho attivata, beh? Sì, dovrebbe essere quella là, vediamo un po'. Esatto, stiamo puntando pure quella grazia là. Quella del baluardo del castello di Morn. Insieme al mercante, che da qua però non si vede esternamente. Ma siamo sicuri che abbiamo attivato quella grazia? No, sembrerebbe di no, sapete? Potrebbe essere che ci siamo persi una grazia. Sul serio? È davvero? Che tipo sta qua in teoria? Sì, mi sa che ci siamo persi una grazia, raga.
Che in teoria quella dovrebbe stare qua. Ma non l'ho vista. Ok, andiamo a accenderla allora. Però è strano, cioè ce ne sono troppe, troppo vicine. Totalmente random. Altro teschio, yeah. Esatto, una grazia completamente nuova. Vicino alla radura dei crateri. E sta zona qua invece è completamente nuova, che non l'abbiamo mai vista. Ok, vediamo, godiamocela. Aspettate, quelli importanti sono ok, 5 e 3. Sono quelle cui devo dare attenzione all'inizio. Quindi passiamo al 2. E come sempre, il perimetro va esplorato all'inizio come prima cosa. E poi la parte più bella la lasciamo per ultima, no? O perlomeno quella che dovrebbe essere la parte più bella, perché c'è una torre enorme. Sembra essere molto interessante. Il solito oggetto per il mana, che comunque, ripeto sempre, è molto strano che sia un consumabile senza valore. Ed è per questo motivo che io non li uso, perché la cosa è molto sospetta. Perché non ha alcun senso che sia un consumabile senza alcun valore, se posto in luoghi così strategici, tra virgolette, così strani. E qua non c'è niente, però aspettate un attimo, voglio controllare una cosa. No, secondo me, cioè, potrei provare a salire da sopra, però credo che fallirei. Anche se abbiamo appena scoperto che qua vicino c'è una grazia, quindi potremmo provarci. Chi se ne frega, raga, facciamolo. Geronimo! Ok, ho fallito miseramente. Cazzo! No, forse si può fare, sapete? Devo riprovarci. Che bello che possiamo fare questi esperimenti. Ecco, questo è il lato positivo di aver preso la runa, raga. Che ora posso fare questi esperimenti senza sentirmi in colpa di queste cadute stupide, no? Perché non c'è niente da perdere. Aspettate. E sì, devo fare il giretto però da destra. A sto giro, perché l'ultima volta ho fatto da sinistra. Sto giro da destra. Ah, e questo è poi il punto dove siamo saliti con il salto magico. Ok, riprendiamo le rune e riproviamo il salto. Che potrebbe essere totalmente inutile sta cosa, però... Aspetta. Attenzione, potremmo fare anche un altro salto ancora più magico. Chissà se ci riesco. Attenzione. No, cazzo, si può fare, raga. Posso salire qua sopra. Attenzione. Dritto, dritto, ok. No, cazzo. Così. No. Oh, cazzo! Mio Dio. Una volta ci siamo riusciti a buggarlo più o meno, però è veramente tosta buggarlo come si deve. Cazzo. Mio Dio. Cazzo, sto succedendo in questo mondo magico. Ok, no, facciamo così allora. Ok, no, vogliamo fare così, aspetta, aspetta. Sarà molto dura. Soprattutto perché sto cavallo non gli piace rispondere ai comandi come si deve. Attenzione! Vittoria! Quindi era veramente intenzionale sta cosa. Cioè, ci si può arrivare, ma... Siamo seri? Siamo fottutamente seri? Questa è la cosa più bella del mondo. Perché sono quasi certo che veramente non ci sia nessun modo per salire qua sopra. L'unico modo fosse veramente quello di fare un salto buggato. Quindi è bello trovare gli oggetti qua dentro. Magnifico. Pietra riscaldante. Non mi importa nemmeno se fanno cagare gli oggetti. È solamente bello che li abbiano lasciati. E gran carapace. Ah, lo scudo tartaruga che abbiamo visto più di una volta. Attenzione. Fa un po' cagare. Però avrà un effetto speciale. Scudo ottenuto da un grosso guscio di tartaruga. La curvatura naturale aiuta a respingere gli attacchi dei nemici. La tartaruga è emblema di instancabilità e questo scudo incrementa la velocità di recupero del vigore. Ecco perché ho visto che la gente lo usava. C'è il suo perché sta cosa. E l'abilità è scudo barricata. Abilità resa celebre da Sir Neidhart. Concentra nello scudo tutta la propria energia, rendendolo più resistente ai colpi per un periodo. Raga, quasi quasi mi viene voglia di utilizzarlo sto scudo. Cioè, in teoria è anche più leggero del nostro scudo attuale. Certo, fa un po' più cagare, ovvio. Però... Oh. Utilizziamo lo suo scudo del cimiero ondulato. Ok, vediamo un po'. Test ultra... Ah, non posso fare test sulla stamina così. Peccato, cioè dove essere in combattimento dove poter fare test. Vabbè, intanto io lo ripeto, raga. Il fatto che qua si potesse raggiungere sto punto con i salti è una cosa meravigliosa.
E via cavallo. Ah, proprio da qua si poteva raggiungere pure? Ah no, sì, da qua però sempre facendo il salto buggato. Credo. Figata. Sta cosa mi è piaciuta un botto. Vediamo se possiamo anche semplicemente saltare sopra. Penso di no, però... No, devo arrivare là e fare il salto buggato. Ok, ok. Ci siamo riusciti, ragazzi! Abbiamo tutto, lo scudo ci viene ondulato. Ora che sta zona abbiamo esplorata tutta... Ah, vero, sì! Dobbiamo ancora riscendere giù perché dobbiamo provare a fare l'altro salto buggato. Ok, siete pronti, ragazzi? Io no. Vamos! Uno. Due. Attenzione! Ok, ci sono riuscito. Sono morto, ma ci sono riuscito. Questo è quello che conta. Ok, va bene uguale. Ora, volendo, c'è solamente un ultimo test da fare. E comunque, se non li facciamo ora i test, non abbiamo la runa maggiore, quando mai li rifacciamo? Ovvero provare sempre a cadere di nuovo, però sto giro utilizzando anche il cotone, che in teoria il cotone dovrebbe ridurre i danni da caduta. Quindi proviamoci. Chissà se funziona pure quando sei a cavallo il cotone. Beh, non so, però nel dubbio ci provo. Yomp. Se fissato sotto i piedi, riduce per un periodo i danni e i suoni da caduta. Sì, funziona anche sul cavallo, raga! Ok, ok, ok. Possiamo sopravvivere. Guardate. Cioè, sembra quasi buggato senza i passi. Figata. Uno. Due. No, sempre troppo danno. Vabbè, devo provarci. Però è una figata, abbiamo scoperto una cosa nuova così facendo. Ovvero, che il cotone funziona anche a cavallo. Beh, abbiamo esplorato quasi tutta sta zona, manca solo quella centrale, quindi recuperiamo le rune e finalmente esploriamo sta cazzo di torre. Che mezz'ora che ci sta fissando e si sta chiedendo, minchia, ma quando cazzo arriva quel tizio? Perché si sta buttando come un pirla? Se i muri potessero parlare. Allora ci prenderò per il culo, casino. Attenzione. Qui c'è un laghetto sospetto. The fuck? Spettro. Momento di morte. Che succede? Sarà una cosa che si attiva solo di notte? Non lo so, però sta zona è comunque molto sospetta. Che ore sono? Beh, è mattino, quindi a voi aspettare la notte. Però siamo comunque vicino a un falò, quindi potremmo provarci. Torre di Oridis. Qua. Come si entra? Ci sta anche qua un coso da risolvere? Ma salve! Lupi grossi. Penetra i nemici! Raga, incantesimo dell'anno, basta. Ok, quello normale non li penetra. Quello caricato invece sì. Che figata. Veramente un incantesimo spettacolare, raga. L'avevo sottovalutato di brutto la prima volta che l'ho trovato. Fortuna che mo' ho cominciato a pensare di provarlo, perché comunque è un incantesimo che richiede fede per essere usato, no? Quindi, boh. Comunque, cerca tre animali saggi. Cosa? Cosa? Ma che razza di indovinello di merda è? Ma no, boh, io sti cazzo. Attenzione, tre animali saggi, perché qua è apparsa una tartaruga? Questo è un animale saggio, in teoria, la tartaruga. Quindi, ok. Ne devo cercare tre. Quindi ci saranno altre tartarughe oppure altri animali spettrali qua in giro da qualche parte. Aspetta. Magari ce n'è uno al laghetto sospetto. Vediamo un po'. No, qua non c'è niente. Cosa? Avete visto, vero, raga? C'è qualcosa. Vediamo se non c'è le bombe, magari. Ottimo, ne manca solo uno in teoria. E la bella domanda è, dove sarà? Perché il primo, vabbè, il primo giusto per capire cosa stai cercando. Questo era ben nascosto, però si poteva vedere, ma il terzo sarà pure nascosto.
O sarà semplice da trovare? Ah, raga! Buon momento per fare l'esperimento. Vediamo un po' se c'ho ragione. Se penetra i nemici ne puoi beccare più insieme. Sì, raga! Penetra i nemici quando è caricato! Incantesimo dell'anno, basta. Bellissimo. Ah, ciao lupo. Attaccami. Dai, che c'ho lo scudo figo. Ok, t'attacco io. Ok, della terza tartaruga però non c'è traccia. Per adesso. Magari sta semplicemente più giù, però... Per adesso non l'ho ancora incontrata. Ho incontrato solamente altri teschi. Ho come l'impressione che comunque non mi debba allontanare troppo. Il sigillo d'entrata si è aperto. Bello! Mi è piaciuto un casino questo indovinello qua. Figata. Torre di Oridis. Perché sempre cane? Ad ogni modo, è il momento di su. Ma che cazzo c'entrano i cani? Visioni di serpente. Ok, possiamo salire. Non sembra esserci niente interessante il piano terra. Però ci manca la lanterna. Senza la lanterna vediamo poco e niente. Perché la torcia sulle scale si disattiva da sola, quindi... Ok, qua... Rolliamo! Sì, spacchiamo tutto. Ah, si sale ancora di più. Wow. Runa aurea. E qua troveremo, attenzione, pietra della memoria. Quanto cazzo godo. Raga, ora avremo entrambi gli incantesimi, non devo nemmeno pensarci. Cioè, certo, ci sarebbe anche tra virgolette il quinto slot per mettere la fiamma fugace, quella piccolina. Però onestamente, ci ho ottenuto questi incantesimi qua, non me ne frega più un cazzo della fiamma fugace. Madò. Cioè, ora ho ben due incantesimi, entrambi AOE. E uno c'ha un raggio enorme. Questa cosa è bellissima. Allora, scendiamo. Yeah! Zero danni. Non me l'aspettavo. E qua, visto che abbiamo esplorato tutto, possiamo cominciare a esplorare l'altra zona. Dobbiamo passare tipo di qua e andare verso il ponte del sacrificio, però la parte di sopra. E direi di fare anche un bel viaggio rapido, dai. Perché dobbiamo comunque inserire il nostro nuovo vecchio incantesimo. Eccolo qua. Perfetto, ne abbiamo quattro, che bello. Questo episodio mi ha reso felicissimo, ragazzi, è troppo bello. Gli sono sti tizi. Ok, ne lascio in vita solamente uno per poter fare gli esperimenti con il coso, la stamina. Ok. Ce n'è uno qua. E uno dietro. Ok, ora prova a esaurire tutta quanta la stamina. Siamo in combattimento, fammi esaurire la stamina, su. Madonna, abbiamo troppa stamina. Quasi quasi non finisce più, ok, vediamo. Ok. Ovviamente il test lo sto facendo ora, però i risultati non li potevo vedere ora. Li potete vedere solamente voi in questo episodio. Io invece li vedo direttamente in editing. Vediamo un po', ok. No, 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 non mi beccare. Cazzo, mi ha beccato. Vabbè, comunque il test siamo riusciti a farlo. E vedete anche di quanto aumenta più o meno la velocità di rigenerazione del mana con quel guscio di merda. Ok, fatto il test, fatto questo, torniamo su. Con torrent, ovviamente. Eccoci qua, superiamo sto ponticello. Vediamo qua che c'è di bello. Che cazzo? È un nemico quello? O è solo una trappola strana? Perché sembra essere un fiore, però un fiore nemico in teoria. Vediamo così. Sì, esatto, è un nemico che però non è targettabile perché è stronzo in culo. Madonna. Là c'è qualcuno. Poi ci sono altri piccioni. Morite, bastardi. Cazzo.
No. Vabbè, almeno uno muore. È quello che muore non troppo, ma lo so, bastardi, per davvero. Facciamo così. Giusto per... è una cosa inutile quella che faccio, però... voglio farla, yeah! Ok. Sono ancora vivo, non sono morto. Wow, miracolo. Posso scendere là sotto, ma non penso ci sia un buon motivo. Per fare quella caduta. Cazzo. Poi rischio di morire ogni due secondi. Beh. Qua sopra si può salire. Figo. Cazzo. Aspettate un attimo che sta torre qua è molto familiare. Mi ricordo un sacco la torre brutta della frenesia. Cioè in teoria qua non ci sta la fiamma frenetica. Però meglio andare sopra fin da sud. Ah ecco, infatti ci sta qualcosa di bastardo. Vediamo cosa c'è nello scrigno. Balista a mano. Finalmente abbiamo trovato l'oggetto con il quale possiamo sparare i dardi per baliste. Eccola qua. Un dispositivo balistico non convenzionale modellato su un'arma usata per assediare castelli. In grado di sparare solo dardi pesanti. Perfetto per atti spericolati come assaltare un castello o affrontare un intero esercito da solo. Sapete che quest'arma potrebbe essere molto figa, vero? Cioè, è comunque una balestra. Però una balestra grossa, che ha molta gittata. E richiede 30 forza, quindi in teoria possiamo usare da solo due mani. È molto figa come arma. Molto figa. Forse potremmo provarla in futuro. Per adesso scendiamo, vediamo che altre robe belle ci stanno qua sotto. Vabbè, qua manco prendo le scale, mi butto. Tanto chi se ne frega delle scale, le scale sono per i deboli. Ecco, qua sotto ci sarà il tizio che stava vicino al falò. Beh, cioè, falò forse è un'esagerazione, però... ci stava qualcosa. Una fiammella, no? Un po' di fuoco. Dove cazzo sta? Eccolo qua. Ciao, Fufi. Ah, altri fiori di merda. Ciao, zio. Ah, sopravviva, attenzione. Certo, perché stavo una mano. Però comunque sopravvissute, non me l'aspettavo. Qua sembra non esserci nient'altro. Beh, torniamo a massacrare sti fiori allora, perché ce ne sono altri che comunque sono sopravvissuti qua nel lato destro. Ma sti cosi... ah, sono altri fiori, ok. Quello pure un altro fiore. Muori fiore bastardo. Peccato che questi fiori non li puoi toccare da lontano, sennò sarebbe molto più semplice da distruggere. E si teschi ovviamente li riprendiamo tutti perché sapete benissimo quanto possono tornarci utili. Oggetti, livelli. Con i teschi si può fare di tutto e di più. Ah, qua ci sta un altro fiorellino. E anche un lupo dietro al culo, attenzione. Cazzo. Ci sta... ah, cazzo, altri fiori! Ok, volete fare basta... ah, mio Dio! Fiori di merda, ne sono un casino! Ma manco ma vicino sto gemetto, ha rotto le palle, morite tutti così, col fulmine. Congelato. Ok, ne ha beccato solo uno, però, che cazzo. Cioè, è quello che avevo detto io all'inizio, che alcuni nemici non li becchi mai nella vita. Perché ci sono tanti fulmini, però comunque i nemici piccoli sopravvivono. E qualcuno mi sta evocando. Posso depredare i resti? Fammi depredare i resti, ti prego! Voglio depredare. Vabbè, diamo una mano all'ospite di dita Valkyrie. Che è stata invasa da un dito sanguinante. Dove cazzo è? Scusate, sta qua. Ok. La madonna, bella statua. Ah, è quella... siamo nella zona iniziale proprio. Peccato che non posso usare il cavallo io. Comunque useremo tantissimo l'esplosione frenetica ora. Perché saremo tipo 8 km. Ah, non si aspettava. GG. Invasione. Un altro. Attenzione. AVG Grab Consumer. Mi spiace però. Voi lo sapete che quando invadete, invadete due persone, vero? Ah, comunque posso già tornare subito. Figo. Vediamo se ci riesco, attenzione. No.
Cazzo, l'avessi saputo che sei tornato subito, avrei provato comunque a sparare. Cioè, a sparare prima di scomparire, magari. Rune auree di livello 1 per 3. Un oggetto un po' di merda, che però apprezzo tantissimo. Beh, qua sembra che abbiamo più o meno trovato tutto quello che c'era da trovare. Quindi cominciamo a mettere i segnalini per la prossima zona. Ecco qua. Madonna, quante robe ci saranno da vedere, raga. Abbiamo fatto solamente... vabbè, non proprio metà, però... 40% di sta zona abbiamo fatta, secondo me. Vi ho dato tante robe belle. Madonna, che figata. E scoperto che qua troveremo tante altre robe spettacolari. Ma che non troveremo ora. Perché l'episodio di oggi si conclude qua. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi. E non è dubbio, ci rivediamo alla prossima. Ciao.